agosto, dove sta per avere inizio la partita di calcio tra le nazionali di Norvegia e Unione Sovietica. È una partita valida per le qualificazioni alle finali del campionato d'Europa ed è una partita cruciale. Infatti Norvegia e Unione Sovietica sono inserite nel nostro stesso raggruppamento e hanno 7 punti in classifica. L'Unione Sovietica ha giocato finora 4 gare, la Norvegia ne ha giocate 5. Anche l'Italia ha giocato 5 partite e ha soli 6 punti. Ne deriva che se l'Unione Sovietica dovesse vincere quest'oggi qui in Norvegia, praticamente le nostre speranze di qualificarsi sarebbero azzerate. In ogni caso il compito per gli azzurri resta difficilissimo, in quanto per sperare ancora di andare in Svezia il prossimo anno, alla finale degli europei, dovremmo vincere il prossimo ottobre, il 12 ottobre, a Mosca. Ci sono problemi di carattere tecnico concernenti le immagini che vedete voi non sono le stesse che vedo io sul mio monitor, quindi io provvederò a fare una telecronaca senza eccessivi riferimenti alle immagini, proprio perché non vedo le stesse cose che vedete voi a casa. In ogni caso si gioca in una serata dal clima ideale, temperatura intorno ai 18 gradi, c'è il sole ormai basso sull'orizzonte, lo stadio Ullevaal è colmo, 27.000 spettatori, la Norvegia che ha battuto, ricorderete, l'Italia nella partita di qualificazione, spera ancora di qualificarsi, ma ascoltiamo l'esecuzione degli inni nazionali, inno dell'Unione Sovietica. E ora la volta dell'inno norvegese. Formazioni, Trillo Olsen, tecnico della Norvegia, manda in campo Thorstvedt, Lidersen e Pedersen, Bratfeld, Nilsen e Löken, Halle, Leonardsen, Mili, Jakobsen, Sørloth e Fjørtoft. E in panchina il giovane talento Boinen, 21enne, che gioca con lo Young Boys, che aveva disputato una splendida gara contro l'Italia. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, Anatoly Bishopets deve fare a meno di Borodiuk e Liuti, due giocatori che militano nella Bundesliga in Germania, perché lo Schalke 04 e il Duisburg, formazioni appunto di cui fanno parte Borodiuk e Liuti, non hanno inviato in Norvegia i loro due giocatori. Ci sono comunque molti elementi che militano all'estero. Lo schieramento è questo: Cherchesov, Chernyshov, Kulkov, Sveiva, Kuznetsov. Si tratta di Oles Kuznetsov, il veterano difensore che gioca in Francia con il Tolosa, poi Shalimov, Mikhailichenko, Kanchelskis, Aleinikov, Polivanov e Juran.
sono tre elementi che militano nel campionato italiano, i due Neo Foggiani, Shalimov e Kolivanov, e Aleinikov che gioca con il Lecce. C'è anche Nikaylichenko che dalla Sampdoria è passato al Glasgow di Rangers. Giocano all'estero anche Kanchelskis con il Manchester United e Kulkov con il Benfica. L'arbitro della gara è il signor Howard King del Galles, che si avvale della collaborazione di Ricci e Duffy in qualità di guardaline. Bischofitz ha tenuto una conferenza stampa, è un elemento molto simpatico. La prima cosa che ha detto è che lui si è immediatamente dissociato dal golpe e sceso in piazza. È un uomo molto aperto, ha detto che conta di fare risultato pieno qui ad Oslo, anche se non si nasconde le difficoltà del compito. Per la vostra osservazione, Unione Sovietica in maglia rossa, ora in possesso di palla con Sveiba, che disimpegna all'indietro su Cherkesov. Per noi l'importante è che i sovietici non colgano i due punti, perché in questo caso sarebbe praticamente impossibile, anche vincendo a Mosca, per noi la qualificazione. Sveiba in possesso di palla per l'Unione Sovietica, il suggerimento centrale ad Aleinikov, che si è subito sistemato in posizione di regista. Il tocco sbagliato di Mikhailichenko, la rimessa per i norvegesi, viene ad effettuarla Pedersen. Ecco il lungo lancio in area di rigore, salta Mikhailichenko, non intercetta, il rinvio è stato di Chernyshov, ma sono ancora i norvegesi con Mini Jakobsen che si impadroniscono del pallone. Subisce fallo Jakobsen, gioca anch'egli con lo Young Boys in Svizzera. Punizione battuta da Nielsen. Un minuto di gioco, lo stadio Ullevaal di Oslo, batte il calcio di punizione, violento in area, alzato Mikhailichenko. Poi c'è un nuovo intervento dell'arbitro King a comandare un calcio di punizione per i rossi dell'Unione Sovietica. È il libero Chernyshov che la batte, indirizzando su Kulkov, da questi ancora all'indietro a Cherkesov. Nella gara d'andata disputata a Mosca, l'Unione Sovietica vinse per 2-0 con reti di Kanchelskis e di Oleg Kuznetsov, questo stesso giocatore che è oggi in campo. In panchina invece l'altro Kuznetsov, Dimitri, 26enne del CSKA, che nelle ultime gare Bischofitz aveva schierato al centrocampo. Ecco Aleinikov in azione, chiama in avanti Sveiba, va Sveiba a cercare spazio, ha toccato su Kanchelskis, ancora il passaggio indirizzato su Kanchelskis, termina fuori. Immediata la rimessa dei norvegesi che hanno cominciato con grande slancio, ricorderete la gara disputata su questo stesso terreno di gioco nella fase finale della scorsa stagione, quando i norvegesi ci sconfissero per 2-1. In avanti ora Kolivanov, tocco verso Shalimov, da questi ad Aleinikov, in profondità esce il portiere con un attimo di ritardo, poi perde il pallone, lo riconquista sull'attacco di Kolivanov. Attimo di decisione della retroguardia norvegese, non ne approfittano i sovietici. Jakobsen, detto Mini per la sua statura. Ecco ora Sørloth in azione, va sul fondo, tocca Sveiba ed è angolo, primo corner per la Norvegia. Presente alla partita anche il commissario tecnico della nostra nazionale Azeglio Vicini, inutile dire che tiferà Norvegia, con lui anche la signora Ines, mentre osserviamo Nielsen che va a battere dalla bandierina. Vi ricordo ancora che per la vostra osservazione la Norvegia attacca da destra verso sinistra, mentre dal mio angolo visuale viceversa i norvegesi attaccano da sinistra verso destra. Ora vanno vicinissimi al gol sul angolo tagliato, arriva con un attimo di ritardo Fjørtoft. C'è angolo dalla parte opposta. Battuta raso terra, palla fuori, tenta la sventola da fuori, Lidersen, il pallone è alto.
Kernichov. Sveda. Vince un rimpallo. Kancelski fermato. Ancora Sveda, tocca a Mikhail Vichenko. Ora impostano i norvegesi con Lidersen. Palla larga per Haller. Da questi verso Fjortov, che è stato fermato, intercetta però Nielsen, scaraventando ancora in fallo laterale. Per la rimessa Aleinikov, che è il vero cervello di questa squadra, indirizzato su Juran. Da questi a Kancelski, viene in avanti anche Kulkov, buona iniziativa di Kulkov, fermato ancora dal deciso rinvio di Lidersen. Alle spalle di tutti è piazzato Chernyshov, vedete, il libero della formazione sovietica, scambiato con Sveida da Mikhailichenko. Sinistro lungo di Mikhailichenko, scatta in posizione irregolare con Ivanov. Bratzen batte il calcio di punizione, dando a Nielsen, da questi a Pedersen, con il destro in profondità. Buon lavoro da parte di Sorloff, poi fermato con calma Mikhailichenko a Leinikov, lancio di prima precisissimo su Juran. Juran punta il diretto avversario, lo sconcerta con una finta, mette in mezzo un pallone insidiosissimo dalla parte opposta, lo rincorre, lo controlla Kancelski, su di lui in copertura Halle, va Kancelski a toccare all'indietro a Kuznetsov, combinazione tra Aleinikov e Mikhailichenko, giù Aleinikov, fallo di Jakobsen, punizione. Partita aperta fino a questo momento, si gioca da 6 minuti allo stadio Ulleval di Oslo, 0-0 fra Norvegia e Unione Sovietica, mentre Aleinikov è terminato a terra. Non mi è parso di aver ravvisato una particolare irregolarità da parte di Jakobsen. Chiedono la distanza i sovietici, l'arbitro dice che va bene così, ha battuto Polivanov, respinge la barriera, alimenta l'azione sovietica Zveiba con questo traversone sul quale è andato a staccare di testa Juran, nessun problema per il portiere Stotred, che gioca in Inghilterra con il Tottenham. Stotred facendo ai compagni di allontanarsi. Ecco il suo rilancio, palla sfiorata di testa da Leonardsen, che poi la gioca su Halle. Halle all'indietro verso Idersen due volte, ancora Halle, poi Aleinikov, Kancelski, l'intervento di Idersen, la palla ancora per Kancelski, Kulkov. Kulkov, dopo una prima respinta di Jakobsen, riesce a intercettare il pallone, lo dà a Chernyshov e questi a Shalimov. Il giocatore del Foggia in becca a Leinikov. Questi molto largo per Mikhailichenko, che tocca di prima al centro, interviene a respingere Pedersen, il suo lancio però è controllato da Chernyshov. Sveiba. Kulkov a Leinikov, su a Leinikov il fallo di Leonardsen. Avanza Kulkov, triangolo stretto, palla ancora Kulkov, dentro per Polivanov, ottima azione da parte dell'Unione Sovietica che va poi al tiro. Molto bello con Juran, ottima la risposta in presa di Torstved, azione ottimamente congegnata da parte dell'Unione Sovietica, mentre ora sono i norvegesi che vengono in avanti con Löken, disturbata la sua azione, Löken tocca corto all'indietro, costringendo al rinvio precipitoso Pedersen. In avanti ora i norvegesi, Fjortov messo giù, l'arbitro facendo che si può proseguire. Kolivanov per l'Unione Sovietica, Mikhailichenko, Aleinikov, avanza anche Kulkov. Largo per Juran, altra buona trama dei sovietici che mettono il pallone in mezzo con calma, Lidersen accompagna il pallone su Torstved. Allora,
cominciato di gran carriera la Norvegia, ma si vede che l'organizzazione di gioco e anche la tecnica individuale dei sovietici sono migliori. Bratzen, Løken, ancora Bratzen, il giocatore più conosciuto dei norvegesi, gioca con il Werder Brema. Nilsen, l'esterno, ottimo il lancio su Mini Jakobsson, buono l'arresto, il tocco è su Løken, parte in direzione immediato. Mikhailichenko intercetta e rinvia. Juran. Giudicato irregolare l'intervento di Pedersen su Juran. Protesta il pubblico, l'arbitro, vi ripeto, è il gallese King. Calcio di punizione battuto da Shalimov a favore di Mikhailichenko. Kulkov. Chernyshov. Seiba. Aleinikov, Seiba. Sbagliato il passaggio dei sovietici, ne approfitta Løken che dà in profondità verso Leonardsen, da questi all'indietro su Nilsen, palla poi affidata ancora a Løken, da questi a Jakobsen, Peperino vivacissimo, si infila bene Jakobsen, viene però fermato al momento di entrare in area di rigore da Chernyshov. Insistono però i norvegesi al limite con Sørloth fermato. Crociano gli applausi, è una gara piacevole, il risultato come vi dicevo è importantissimo ai fini della qualificazione e ci interessa molto molto da vicino. Shalimov. Sono due, come vi ripeto, i giocatori del Foggia presenti, il numero 6 Shalimov e il numero 10 Kolivano. Mikhailichenko intanto ha dato lì dietro a Chernyshov. Chernyshov accompagna il pallone su Cherchesov. Mikhailichenko. Kulkov. Anticipato Shalimov. Tocco di Nilsen a favore di Leonardsen. Brassett. Centralmente su Pedersen. Ancora Brassett. Sørloth. Brassett riconquista il pallone vincendo un take, lo dà centralmente a Pedersen che va al tiro dalla lunga distanza, ferma e tocca lì dietro Zveiba, portiere Cherchesov. Shalimov. Shalimov presidia la fascia sinistra e l'equilibrio tattico dell'Unione Sovietica è centrato proprio su Shalimov a sinistra e Kanchelskyj a destra che stanno molto all'altro. Intanto è Kuznetsov che effettua questo lancio per Kolivanov. Kolivanov ha un buon controllo, poi viene contratto da un avversario, la palla carambola a fondo campo, ultimo tocco di Kolivanov, non è angolo. Sul mio monitor è inquadrato Anatoly Bishoviets, ma come vi ripeto le immagini che vedete voi non sono le stesse, c'è una doppia linea di ripresa. Løken. Lancio profondo, tenta il tocco all'indietro Sørloth, e Sørloth poi rientra in possesso di palla, tenta di andare via, ma Zveiba, giocatore molto utile, vedete lo aggira, ancora Zveiba da Mikhailichenko, va al rischioso passaggio centrale su Kuznetsov, Aleinikov, si sgancia Kuznetsov velocissimo, eccolo servito. Brassett lo disturba, la palla perviene ugualmente a Leinikov che calibra il traversone da quest'altra parte, il colpo di testa è di Jakobsen e tornano in avanti i norvegesi, ancora con Mini Jakobsen. Va Jakobsen, si allarga troppo il pallone ma viene caricato irregolarmente a giudizio dell'arbitro King, per cui assisteremo ad un calcio di punizione per la Norvegia. Tutto questo quando si gioca il 14° minuto del primo tempo sul risultato di 0-0. Palla manovrata da Løken.
tenta il dribbling su Mikhailichenko che lo ferma, Shalimov. Shalimov cambia gioco verso Kolivanov. Ancora Shalimov, combinano bene i due del Foggia, fermato. E c'è il lancio sbagliato verso Jakobsen che fa terminare il pallone direttamente in palo laterale. Gioca con maggiore tranquillità l'Unione Sovietica, mentre la Norvegia deve cercare di vincere questa partita. A noi interessa soprattutto che non la perda. Termina a terra intanto Juran, ancora una volta l'arbitro non ritiene di dover intervenire. E ora per la Norvegia c'è Nilsen, lancio profondo a cercare Leonardsen, vince un contrasto, Leonardsen va via sulla sinistra, parte il suo traversone, esce il portiere Cercesov e mette fuori di pugno. Ancora i norvegesi con Nilsen, parte il suo lungo lancio su Fjortov. Fjortov ha il problema ora di girarsi, vanno a raddoppio i sovietici, tenta di andare via di forza, Fjortov non ce la fa. Fjortov è il giocatore della Rapid di Vienna, ricorderete che fece paura all'Inter in una partita di Coppa la scorsa stagione. Shalimov, Kolivanov, Juran, sta giocando molto bene Kolivanov, il lancio di Juran ribattuto da Bratze, ancora Juran di fronte alla stessa Bratze, Juran tocca su Kulkov, Kulkov attaccato e fermato, la palla però è ancora dei sovietici, con Sveiba, poi fallo di Bratze, ma l'arbitro comanda il calcio di punizione contro Juran che evidentemente per primo aveva disturbato l'anticipo dell'avversario. Calcio molto lungo, Kuznetsov esperto, tocca di testa a favore di Chernyshov, da questi a Mikhailichenko. Sveiba, Mikhailichenko. Bischovietz ha richiamato Oleg Kuznetsov che da quasi un anno non giocava più con la nazionale sovietica proprio per dare maggiore compattezza alla retroguardia. Kulkov così ha l'opportunità di avanzare in combinazione con lo stesso Kuznetsov, il cui lancio però è stato intercettato. Ora Nilsen per i norvegesi, lancio a cercare Sørloth, fermato da Sveiba. Ora Shalimov, ancora una combinazione con Kolivanov. Kolivanov tenta di andare via sul filo del pallo laterale, viene travolto irregolarmente da Pedersen, c'è punizione. Sette minuti nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 ad Oslo tra Norvegia e Unione Sovietica, vi ripeto, gara valida per la qualificazione degli europei che ci interessa molto da vicino. Kulkov, ottimo giocatore, Alejnikov, ancora Kulkov, lancio verso Kancelski che stavolta si è accentrato, così che Halle può recuperare, combinare con Lidersen, il quale dà Bratzets che mette in movimento Nilsen. Errore di Nilsen, ne approfittano i sovietici, Juran sta per entrare in area di rigore, a fondo di Juran che poi termina a terra. Al momento proprio in cui era entrato in area di rigore, fase dubbia, l'arbitro interviene, io ho il replay sul mio monitor e in effetti mi pare di poter dire che l'intervento di Lidersen era quantomeno dubbio. Si lotta intanto al centrocampo. Parabola il pallone su Fjortov, viene in avanti Lidersen e riceve, parte il suo traversore, c'è il colpo di testa da parte di Sørloth, la parata di Cercesov. Shalimov, Sveiba, Shalimov. Kancelski, Kuznetsov. Giova molto del grande dinamismo sulle due fasce di Kancelski e Shalimov, l'Unione Sovietica, vedete che sovente i sovietici sono in superiorità numerica al centrocampo, proprio perché i due esterni corrono molto, e Kancelski che effettua questa traversone ed è Juran che tenta di sfruttarlo ma è fermato, l'arresto di Sørloth, un rimpallo che finisce per favorire
Fjortov in cui passaggio verso Sarlat e Korto. Shalimov. Ancora Shalimov che ha scambiato con Kulkov, poi Mikhailichenko che dà l'indietro a Tveida. In pratica gioca con 5 difensori l'Unione Sovietica, anche se a turno si sganciano ora Tveida, ora Kulkov, ora Kuznetsov. Buon lavoro intanto di Juran, assai rapido. Ottimo il dribbling di Aleinikov, caricato poi regolarmente da Leonardsen. Ancora Aleinikov, il leader di questa squadra. Oh, il tocco d'esterno, ma il pallone viene riconquistato dai norvegesi ed è ora Nielsen che lo gioca. Colpo di tacco all'indietro per Lidersen. E avanza anche Brasset. Ora Löken. Gioco lungo a cercare lo stacco di testa di Fjortov, che è molto forte. In effetti Fjortov è riuscito a colpire di testa rimettendo in mezzo, ma attentissimi difensori sovietici si sono rifugiati nel passaggio al portiere. Shalimov, Seiba, Kulkov, Polivanov, Shalimov, Mikhailichenko, Kulkov, Polivanov. Buono l'intervento in copertura da parte di Pedersen, ottima la finta da parte di Jakobsen che salta Shalimov, mette in mezzo un invitante pallone per Leonardsen. Leonardsen lo controlla bene, viene attaccato da Kuznetsov, da Fjortov, Fjortov a Sørloth, c'è fallo al limite. La combinazione tra Fjortov e Sørloth, dopo il buon lavoro di impostazione del minuscolo Jakobsen, frutta la Norvegia questa punizione dal limite. E Lidersen. Che sistema a terra il pallone. Facendo l'arbitro che occorre attendere il fischio, è troppo vicina alla barriera dell'Unione Sovietica, viene ora fatta retrocedere dall'arbitro gallese King. La palla Nielsen e Lidersen. Parte Lidersen, barriera. Tutta l'Unione Sovietica era nella propria area di rigore. Pratzer. Brasse trova un gran varco sulla sinistra. Effettua il traversone, sbuca Sveiba, ancora provvidenziale il suo intervento a rinviare. Poi c'è l'arresto e rinvio di Nielsen, la palla è giocata ora da Aleinikov per Kulkov, tentativo di scambio con Aleinikov, e intercettano ancora con Jakobsen i norvegesi e vengono in avanti con Löken. Löken salta un avversario, si allunga però il pallone, combatte gagliardamente ma perde il contratto. Kulkov. E ha tardato un attimo nel servire Kolivanov, tant'è che lo stesso giocatore, seppure intelligentemente aveva tentato di sottrarsi alla posizione irregolare, è finito in offside. In precedenza però l'arbitro aveva ravvisato una irregolarità su Kulkov e quindi comanda questo calcio di punizione per i sovietici. Batte Mikhailichenko. Kolivanov rinvia Pedersen, colpo di testa poi di Jakobsen, Brasset, anza Brasset, ed effettua un lancio molto lungo sul quale Kancelski anticipa Haller. Conoscono i due giocatori, entrambi giocano nel campionato inglese. Shalimov. Siamo giunti intanto al 23esimo del primo tempo, sempre sul risultato di 0-0. C'è maggiore pressione da parte della Norvegia, Unione Sovietica però che gioca con molta tranquillità e in più di una occasione si è presentata in contropiede pericolosamente in avanti. Kulkov è l'uomo in più grazie alla sua mobilità della difesa. Chernyshov fa invece il libero fitto e Zveida è l'altro difensore centrale. Shalimov.
Prashalimov, ha scambiato con Kulkov. Aleinikov distribuisce saggiamente palloni su palloni. Kulkov, Shalimov, si allarga Juran. Eccolo servito. Triangolo molto bello con Shalimov, va verso l'area. Shalimov mette in mezzo, attenzione, c'è il tiro da distanza ravvicinata di Kanchelskis, che però non riesce a riprimere la dovuta forza al pallone. Leonardsen, Sørloth, Halle, palle all'indietro su Lidersen, braccato da due avversari. Lidersen finisce per mettere fuori il pallone. Mikhailichenko per la rimessa, lascia però l'incarico ad Aleinikov. Mikhailichenko, Aleinikov, Mikhailichenko. Quando può l'Unione Sovietica, vedete, rallenta il ritmo, fermato ora. Kulkov tenta di venire via in velocità la Norvegia, sbroglia Chernyshov e imposta ancora Kulkov. Uomo preziosissimo, gioca costantemente ballando tra la difesa e il centrocampo, e vedete che frequentemente proprio e anche in posizione centrale, su di lui tutti questi passaggi dei compagni. Aleinikov, gran proprietà di palleggio da parte dei sovietici. Chernyshov, evidentemente all'Unione Sovietica può andar bene anche un pareggio. Tutto sommato il pareggio è un risultato che potrebbe accontentare anche noi, fermo restando che tutti questi calcoli, tutti questi discorsi sono condizionati, quale che sia il risultato qui ad Oslo, dal fatto che dobbiamo andare a vincere in Unione Sovietica, operazione tutt'altro che semplice. Kolivanov, Kanchelskis, Aleinikov, Kulkov. È un ottimo giocatore Kulkov, gioca in Portogallo con il Benfica. Kanchelskis. Sono al raddoppio i norvegesi, l'ultimo tocco è di Halle in palo laterale. E la Norvegia è in palese difficoltà sul piano del palleggio e della manovra nei confronti di avversari molto attenti, assai dotati tecnicamente. Juran anticipato da Lidersen, ora è Sørloth da Fjørtoft. Fjørtoft resiste alla carica di Kuznetsov e poi dà in profondità un pallone che Kolivanov è molto bravo prima ad artigliare e poi a respingere. Kolivanov in profondità, era stato di Shalimov l'intervento precedente, e stanno giocando assai bene i due nuovi giocatori del Foggia. Strattel, Leonardsen. Leonardsen su di lui, Aleinikov, c'è palla. Gioca da signore del centrocampo Aleinikov, al quale i compagni tutti danno grande fiducia. Sottotono invece Mikhailichenko. Punizione per la Norvegia, battuta da Nielsen. Palla spiovere in area, c'è il colpo di testa di Halle, la palla è per Jakobsen che la rimette in mezzo, alta per Sørloth. Mini Jakobsen. Ed è stata qualche sorpresa la decisione di Drillo Olsen di lasciare in panchina Bohinen. Al suo posto Halle, che si muove molto ma è sicuramente meno dotato sul piano del bagaglio tecnico individuale. Colpo di testa di Kolivanov, palla recuperata da Lidersen, scaraventata in profondità. Fjørtoft colpisce di testa, poi termina a terra.
duello molto duro, come vedete, quello tra Kuznetsov e Fjortov, e Kuznetsov ha allungato una mano, era all'interno addirittura dell'area di rigore Fjortov, l'arbitro non è intervenuto, in affanno i difensori sovietici hanno messo in palo laterale. Rimessa di Lidersen. Lo disturba Kolivanov. E l'arbitro lo punisce con un calcio di punizione. Va a batterlo Halle. Forte di testa Fjortov, palla molto lunga, Brazzet! Grande stacco di Brazzet e parata di Cercesov. Fancelski. Io sto vedendo il replay sul mio monitor, ma come già ripetutamente detto non sono le stesse immagini che vedete voi. Comunque bello il colpo di testa di Brazzet e la conseguente parata di Cercesov. Sugli sviluppi dell'azione, palla terminata in palo laterale per la rimessa di Shalimov verso Juran. Fa carambolare il pallone sulle gambe di Mini Jakobsen. Mentre abbiamo superato la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0 tra Unione Sovietica qui allo stadio Uleval di Oslo, da dove vi giungono in diretta le immagini. Intanto c'è un fallo di Pedersen su Juran, resta contuso al volto Juran, va della punizione Shalimov. Arriva Mikhailichenko a batterla, scatta Shalimov improvvisamente, lo serve Mikhailichenko, palla al centro, ribattuta ancora Shalimov, il pallone termina fuori area, arriva Kulkov destro, palla che si impenna sulla respinta di Pedersen, violento attacco dell'Unione Sovietica, ben contrata dai difensori norvegesi, va fuori misura intanto Fjortov e Kuznetsov con molta calma ferma il pallone, lo dà indietro a Cercesov, da questi a Zveiba. Aleinikov, Kuznetsov, Chernyshov, Cercesov, Kulkov, Kuznetsov, Kulkov, verso Shalimov, fuori. Con le mani Pedersen. Di testa di Sörlat, poi pasticcia in fase di palleggio Nielsen, ne approfittano i sovietici e Kolivanov, è stato servito da Juran, ancora Kolivanov attaccato da Brazzet, tocca fuori su Shalimov, Shalimov con l'esterno, Kolivanov ancora, velocissimo Kolivanov, in apprensione la retroguardia norvegese riesce a cavarsela anche stavolta e la Norvegia si propone in avanti con questa iniziativa di Sörlat che ha dato bene a Löken, il quale sbaglia l'appoggio, Zveiba molto bravo su Shalimov. Juran, fallo saltato, Pedersen ha intercettato con la mano. Poco più di 10 minuti allo scadere del primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0, mentre vedete l'arbitro, almeno io lo sto vedendo sul mio monitor, accanto al giocatore Tore Pedersen, che è rimasto ferito al labbro in occasione del precedente scontro con Juran.
appena dal labbro. Pedersen, non si tratta di nulla di particolarmente rilevante, ma giustamente l'arbitro ha interrotto il gioco onde consentire che venga curato Tore Pedersen. La gara è sostanzialmente corretta. Sono due squadre diverse a confronto, tutta impostata sullo slancio, sull'entusiasmo, sull'agonismo, la Norvegia. Formazione invece molto compatta la Unione Sovietica, che ora va al tiro con Shalimov. Pallone svirgolato, ma viene giocato ancora da Kanchelskis, che scaraventa in mezzo. La palla è nuovamente per Shalimov, tocco fuori per Aleinikov, il cui destro viene deviato e poi parato dal portiere Torsted. Intanto Jakobsen, che porta il pallone, lo fa filtrare in profondità verso Leonardsen. Ultimo tocco di Chernyshov e rimessa per la Norvegia. Pedersen. Ecco il lancio verso Sørloth, che a giudizio dell'arbitro si lancia irregolarmente Zeiba. Zeiba resta anche contuso al volto. Punizione dunque per l'Unione Sovietica, già battuta, e Shalimov in possesso di palla, Mikhailichenko. Certo, dà da pensare la metamorfosi negativa di questo giocatore. Fino a un paio di stagioni fa era sicuramente il migliore nella nazionale dell'Unione Sovietica, e che invece anche quest'oggi qui all'Ullevaal di Oslo sta giocando una partita anonima. Nilsen, Jakobsen, attende Mikhailichenko, e Mikhailichenko con buon riflesso stavolta ferma in staccata il suggerimento. Viene in avanti ora l'Unione Sovietica con Kolivanov, è bravo Kolivanov. Shalimov, si tendono alla meraviglia i due, Mikhailichenko, Aleinikov di prima molto bene su Kulkov, Jurat, si sbarca Kanchelskis, interviene l'arbitro e comanda il calcio di punizione per il fallo subito da Juran a terra. Posizione che sta per essere battuta da Aleinikov. Per Aleinikov, Mikhailichenko, colpo di testa appoggiato sul portiere Torsved. Loppa Fjörtov, controlla il pallone, resiste, buona la finta, tocco per Jakobsen. Va Jakobsen ora e viene fermato da Chernyshov in fallo laterale. Con le sue accelerazioni Mini Jakobsen è l'unico che crea qualche problema ai sovietici. Ora la rimessa è di Pedersen. Lancio ancora su Jakobsen, fuori per Pedersen, parte il cross fuori. Sinistro alto di Nilsen, si è preparato bene dopo il tocco di Leonardsen. Nilsen, ma il suo sinistro è risultato alto. Nonostante l'accurata preparazione, la posizione del corpo era sbagliata. Shalimov. Chernyshov. Shalimov. Ventiduenne, giocatore del Foggia, molto bravo. Ancora Shalimov. All'indietro a Zeiba. E da questi al portiere Cherchesov. Fatto una tattica dilatoria naturalmente l'Unione Sovietica, la quale, come vi ripeto, il risultato di parità sarebbe molto bene.
mentre i norvegesi, che hanno lo stesso numero di punti dell'Unione Sovietica ma una partita in più, devono assolutamente cercare di vincere questo match. Weiba ora si concede una leggerezza, rimedia egli stesso da Kuznetsov, Alenikov, Kanchelskis, Alenikov, molto bravo anche in questa circostanza, Mikhailichenko, Alenikov, vedete che appoggiano tutti su di lui e con quanta sagacia distribuisca i palloni Alenikov. Intanto c'è stata un'ottima combinazione tra Shalimov e Kolivanov, converge Kolivanov, triangolo, Kolivanov perde l'attimo propizio, poi ci tira e fanno mucchio i difensori norvegesi. Grande azione ora di Jakobsen, applauditissimo. Ecco il passaggio su Löken da questi a Nielsen, che si allunga però il pallone, poi in qualche modo lo controlla, arriva anche Mikhailichenko, ma c'è fallo su Nielsen. Precedente azione dell'Unione Sovietica davvero travolgente con Kolivanov, che è velocissimo di gambe, che ha seminato lo scompiglio nella retroguardia norvegese e poi ha ritardato però la conclusione. Bratzen, Jakobsen, diavolato Jakobsen, tunnel a Mikhailichenko, ma ancora Jakobsen tenta di andare via sul insistito raddoppio dei difensori sovietici. L'arbitro non interviene, si becca questa sonora fischiata dal pubblico dell'Uleval. 0-0 quando siamo al 41esimo del primo tempo. Ed ecco Kolivanov, solita combinazione con Shalimov, tocco a Treiba, triangolo con Kulkov, ancora Treiba. Sono assai abili nel palleggio a centrocampo i sovietici. Ecco Kulkov a fondo, fermato da Pedersen. Kanchelskis, Treiba, parte il cross, Kolivanov, sì, tocco largo su Shalimov, da questi ancora Kulkov, Juran, fermato Zeyda, Kulkov, pallonetto per Alenikov che sfiora di tacco Kanchelskis, in copertura su di lui Halle, va ancora Kanchelskis, tocca su Alenikov, destro di Alenikov e palla che termina fuori di un soffio. Ancora una perfetta azione dell'Unione Sovietica e ottima anche la conclusione di Alenikov, servito da Kanchelskis al momento di entrare in area di rigore, tira sul palo più lontano e il pallone termina fuori di pochissimo. 0-0 ancora tra Unione Sovietica e Norvegia qui ad Oslo, mentre Jakobsen tocca all'indietro su Pedersen, da questi a Bratzen, avanza centralmente a lunghe falcate Bratzen, ancora centralmente, dà un pallone a Sørloth, sbilanciato irregolarmente, non interviene l'arbitro, Kolivanov, un dribbling secco e dà l'impressione di aver pescato bene il Foggia. Shalimov, chiuso da Jakobsen, sicuramente il migliore dei norvegesi. Kulkov, l'ultima partita disputata dall'Unione Sovietica è stata proprio contro l'Italia nel quadrangolare dello scorso giugno a Stoccolma, partita vinta ai rigori dalla nostra nazionale che, dopo aver sofferto nel corso della fase iniziale della gara, aveva disputato una grande ripresa. Proprio quel confronto tra le due formazioni ha riacceso qualche speranza per noi. Vicini ha detto che l'Unione Sovietica, che naturalmente resta una squadra molto forte, può anche essere battuta dai nostri, ma è inutile ipotecare il futuro. Vediamo come vanno le cose qui a Oslo, perché se l'Unione Sovietica dovesse vincere questo confronto e ne ha le possibilità, le nostre speranze di accedere alla fase finale degli europei sarebbero praticamente azzerate. Colpo di testa intanto di Mikhailichenko, palla toccata da Leonardsen verso Lidersen, va Lidersen ad aggirare
Olivano, fa filtrare il pallone su Sørloth, si gira Sørloth, poi da a Nielsen, da questi a Halle, pallonetto di Halle, colpo di testa e palla fuori di Nielsen. Bellissima prestazione dei norvegesi, vedete il bel traversone di Halle, il colpo di testa di Nielsen, Cercesov battuto, ma la palla va fuori di un soffio. Scusate, per una volta istintivamente ho detto vedete, proprio nel momento in cui passava il replay sul mio monitor, ma come già ripetutamente detto, le immagini che vedete voi non sono le stesse che vedo io. Dai ripalli a centrocampo esce vittoriosamente per un attimo Folivanov, poi perde il controllo del pallone, Löken un po' impacciato dà lì dietro a Pedersen, Brassel. Tempo scaduto per quanto riguarda la prima frazione di gioco ed ecco che l'arbitro con cronometrica puntualità manda le due squadre negli spogliatoi. 0-0 dopo 45 minuti a Luleval di Oslo fra Norvegia e Unione Sovietica, un risultato che ci può anche andar bene. Linea allo studio. Il grande calcio. Tornano i settimanali sportivi del TG2. Sabato alle 13.20 Dribbling. Domenica alle 20 Domenica Sprint. Formato campionato. Dal 31 agosto doppio appuntamento con Antonella Clerici, Gianfranco De Laurentiis e i loro ospiti. Dribbling. Rotocalco del sabato sul calcio e il grande sport. Domenica Sprint. Supplemento domenicale del TG2 con i commenti di Italo Cucci e Zilli Bonia. E a proposito di calcio vi ricordo che dopo il TG2 della notte andrà in onda uno speciale dedicato alle partite di calcio di Coppa Italia. E allora vi lascio alla partita, grazie per averci seguito, buonasera. Signori dell'ascolto, siete collegati di nuovo in diretta con lo stadio Ullevål di Oslo. Le due formazioni, le squadre nazionali di Norvegia e Unione Sovietica, stanno facendo il loro ingresso in campo per disputare i secondi 45 minuti di gioco. Il risultato è di 0-0, come vi ripeto è una gara valida per le qualificazioni alla fase finale degli europei che si disputeranno in terra di Svezia il prossimo anno. Ed è una gara che ci interessa da vicino, visto che anche la nostra nazionale fa parte del gruppo 3, quello nel quale sono inserite pure Unione Sovietica, Norvegia, Ungheria e Cipro. Solo in caso di mancata vittoria dell'Unione Sovietica stasera ad Oslo, potremmo coltivare qualche peraltro tenua possibilità di andare in Svezia. Osserviamo gli sviluppi di questa prima tamboreggiante azione dei norvegesi. Nulla di fatto, insiste ancora la Norvegia. Fjørtoft tenta di battere a rete dopo essersi fatto largo di forza, ma Scaraventa fuori. Nel corso del primo tempo l'Unione Sovietica ha sicuramente denotato di essere più squadra, mentre c'è una sostituzione nelle file sovietiche. È uscito
Juran, è entrato in campo al suo posto con la maglia numero 15 Mostovoj. Non c'è dunque più il numero 11 Juran, punta che gioca con il Benfica in Portogallo. Al suo posto Mostovoj, giocatore pure 23enne dello Spartak di Mosca. Ed è sorprendente il fatto che l'Unione Sovietica, pur allineando moltissimi giocatori che militano all'estero, abbia saputo denotare un grande equilibrio tra i vari reparti, un insieme pressoché perfetto. D'altronde molti di questi giocatori si conoscono bene per aver militato nelle file della nazionale Under 21 dell'Unione Sovietica, che vinse poi il campionato d'Europa. Leinikov, intanto Kulkov dà in profondità, sbagliato il passaggio, ne approfitta Halle per la Norvegia, dando a Leonardsen, il quale prolunga, ma Kuznetsov intercetta Kancelski, poi dà indietro su Chernyshov. È il secondo minuto di gioco della ripresa, 0-0 all'Ulleval di Oslo tra Norvegia e Unione Sovietica. Leinikov, palla verso Sveiva, sul quale accorre Sörlot. Sveiva controlla lì dietro e poi dà al portiere Certesov tra le proteste del pubblico. Kuznetsov, rispolverato da Bischovietz per puntellare la retroguardia, reparto che aveva suscitato qualche dubbio anche nel quadrangolare di Svezia. Kancelski, Mikhailichenko si avventura in un dribbling, costringe al fallo Leonardsen, batte la punizione Kulkov su Aleinikov. Kulkov, ecco il nuovo entrato, Mostovoj, serie di finte, toccato sul piede d'appoggio da Halle, questo almeno il giudizio dell'arbitro, punizione per i sovietici. C'è una grande partecipazione anche sul piano del tifo da parte dei tifosi norvegesi. Mikhailichenko prova il sinistro, lo ciabatta a fondo campo. Si accendono intanto le luci artificiali, la temperatura continua a restare estremamente gradevole. Nilsen, Drassen, Halle, Drassen, Jakobsen, Pedersen, Bratzet, manovra molto lenta dei norvegesi. Avanza ora il centrale del Werder Brema, effettua questo lancio in profondità sul quale c'è stato il colpo di testa di Pedersen, sfiora male Lidersen e deve accorrere ancora Bratzet ai padronisti del pallone a darlo a Torstred, anche a costo di apparire noioso. Vi ricordo che il monitor che ho accanto a me non mi dà le stesse immagini che vedete voi per una questione di circuiti internazionali e pertanto evito di fare riferimento troppo stretto all'immagine seguendo solo il gioco. Insiste in avanti la Norvegia, la palla è per Sörlot, il suo tiro improvviso e la bella parata di Certesov in angolo. Ottimo destro di Sörlot dal limite. All'ultimo momento Certesov alza le braccia e mette in angolo. Molto bella la preparazione e la conclusione da parte di Sörlot. Parte il tiro dalla bandierina, ci sono tanti buoni saltatori, esce ancora Certesov e mette fuori. Palla intanto in area, ma intervento dell'arbitro, il gallese King, a comandare il calcio di punizione per la Norvegia perché era stato disturbato Lidersen. Drillo Olsen, popolarissimo allenatore norvegese, che è rimasto imbattuto fino a qualche settimana fa, poi ha perso con la Svezia in gara amichevole, ha allestito una formazione sicuramente lodevole sul piano del temperamento, ma la qualità tecnica delle due formazioni è nettamente diversa. L'Unione Sovietica ha giocatori più raffinati, i norvegesi tentano di metterla sul piano fisico della corsa. Palla per Lidersen, tiro fuori.
Pedersen ha aspettato la conclusione da fuori area, gli sviluppi del calcio di punizione. Brassel verso Jakobsen, che riesce a colpire di testa nonostante la statura, e però il pallone è ora giocato da Kolivanov. Va Kolivanov, tocca ad Alejnikov, da questi verso Kulkov, palla corta, ne approfittano i norvegesi, ma rientra subito il veloce Kancelski, che dà ancora ad Alejnikov, scappettato da Sørloth. A terra Alejnikov e a terra anche Kancelski, il fallo è stato di Sørloth, protesta il pubblico. E approfittiamo di questa interruzione per fare un po' di conti. Come vi ripeto, Unione Sovietica e Norvegia sono al comando del gruppo 3 con 7 punti. L'Unione Sovietica però ha giocato solo 4 partite, la Norvegia ne ha giocate 5. L'Italia ha 6 punti pure con 5 partite disputate. Ha perso con la Norvegia, ha pareggiato in casa con l'Unione Sovietica e a Budapest con l'Ungheria. Ne deriva che se l'Unione Sovietica dovesse non vincere qui ad Oslo, l'Italia sarebbe ancora teoricamente in gioco, a patto sempre e comunque di vincere poi la partita del 12 ottobre in terra sovietica. Operazione tutt'altro che facile, ma naturalmente nello sport finché c'è vita c'è speranza, si dice. Qualora invece l'Unione Sovietica dovesse vincere qui ad Oslo, sarebbe praticamente qualificata, dovendo ancora giocare in casa con Ungheria e Italia e fuori con Cipro, la Cenerentola del gruppo. L'Italia invece deve giocare appunto con l'Unione Sovietica, poi con la Norvegia in casa e ultima gara con Cipro, sempre in casa. E quindi si potrebbe andare alla differenza reti con i sovietici. Ma sono calcoli che lasciano il tempo che trovano, finché non sapremo il risultato di questa partita. Intanto c'è Mikhailichenko che ha lanciato in profondità verso Kolivanov, anticipato dal solito puntuale impeccabile Brasse. L'arresto di Sørloth, fermato, ma c'è Nilsen. E poi velocissimo Shalimov, Mikhailichenko, basta voi, punta il diretto avversario, serie di finte, svaria sulla destra, va sul fondo, mette in mezzo, ancora Brassens, sbroglia, bravissimo. Porta fuori poi dall'area il pallone Widersen, lo cede a Jakobsen, è libero Löken, eccolo in posizione di ala destra. Va Löken a cercare di complicarsi la vita, riesce poi a dare a Nilsen. Nilsen spista da quest'altra parte ad Alle, Alle dà in profondità Fjørtoft che fa entrare un buon pallone verso Leon Arsen, fermato però dall'ottimo Kulkov. Alejnikov, ancora Sørloth, palla fuori, 9 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, risultato di 0-0 all'Ullevaal di Oslo tra Norvegia e Unione Sovietica. Vi ripeto che per noi è importante che non vincano i sovietici, che però stanno giocando sicuramente una buona partita qui ad Oslo e danno l'impressione anche di fare gara di contenimento. Cernichov, Seiba, a mezza strada il pallone tra Kulkov e Kancelski, lo recupera Kancelski, lo dà a Kulkov, il quale tocca di dietro su Kuznetsov. Seiba, molto largo Shalimov, eccolo servito. Proprio la posizione di Shalimov sulla sinistra e di Kancelski sulla destra, che sono sempre molto larghi, dà l'opportunità ai sovietici di distendersi con manovre ariose. Intanto il gioco è stato fermato, punizione per la Norvegia, palla Jakobsen, la butta in mezzo troppo sul portiere che blocca senza difficoltà. Mikhailichenko, ancora Mikhailichenko, Zeida, Kuznetsov, Kulkov, Zeida, vedete il palleggio preciso dei
sovietici. Fallo intanto subito da Mostovoj ad opera di Liedersen. Aleinikov, Kulkov. Aleinikov. Shalimov. Mikhailichenko, Shalimov. Pallonetto, Brasset. Ancora Aleinikov. Però stavolta approfitta della situazione Leonardsen, lancia verso Fjortov, il giocatore del Rapid di Vienna, molto potente. Fjortov penetra in area di rigore, mette in mezzo, attenzione, tiro, palo clamoroso colto da Halle. Sfortunatissima la Norvegia che ha colto un palo clamoroso dopo la grande iniziativa di Fjortov con il giocatore Halle. Fjortov è penetrato da sinistra, ha dato in mezzo, c'è stato un primo tentativo. E poi è arrivato Halle che ha tirato a colpo sicuro, ma il palo ha respinto il pallone. Norvegia vicinissima al gol al dodicesimo del secondo tempo. Sui sviluppi dell'azione il pallone è terminato in fallo laterale, sale ora altissimo il tifo dei norvegesi. Liedersen alla rimessa, butta lungo in area di rigore, saltano in parecchi, palla fuori ma ancora norvegese. Liedersen. Ancora un lungo traversone verso Jakobsen, stacco di Shalimov, palla per Leonardsen. Ancora un traversone, Halle, buona la finta, c'è su di lui in copertura Kancelski. Ancora un dribbling, va Halle sul fondo, mette in mezzo, colpo di testa sul fondo da parte di Fjertov. Tambureggianti azioni norvegesi intorno al tredicesimo della ripresa. Sull'ultima azione, sul cross di Halle, ha visto il colpo di testa di Fjortov, giocatore molto potente, sul fondo. Kulkov, Aleinikov, Kancelski, Sveiba, Kancelski, Kulkov, aggredito ora dai norvegesi, tocca all'indietro a Sveiba che spara il rinvio un po' a casaccio ma trova Mikhailichenko, da questi a Kancelski. Da Kancelski ad Aleinikov, evita due avversari, imposta nuovamente su Mikhailichenko. Mikhailichenko rallenta, poi imbecca Kolivanov. Da questi a Shalimov, sono i due giocatori del Foggia. La palla nuovamente a Aleinikov. Ora Shalimov, 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 limite dell'area, palla fuori per Mostovoj. Mostovoj mette ancora su Shalimov che al momento del tiro viene contrato in area di rigore da Liedersen e poi il portiere Torsred anticipa ancora Mostovoj. Bella partita, risultato di 0-0, si combatte gagliardamente, sono due squadre dalla fisionomia nettamente diversa, impetuosa, gagliarda, tutta portata a giocare sull'entusiasmo sul piano fisico la Norvegia, molto più tecnica l'Unione Sovietica, ora c'è posizione irregolare di Mostovoj. Brasset riceve da Liedersen, ancora Liedersen, batte lungo a scavalcare il centrocampo, colpo di testa da parte di Leonardsen, ma è Kolivanov che si impadronisce del pallone, è molto rapido. Aleinikov scatta in avanti anche Kancelski, porta palla Aleinikov, si avvicina all'area di rigore da centralmente verso Kancelski e Brasset però che imperiosamente esce dalla propria area di rigore da Sørloth. Sørloth ancora per Brasset, avanza il difensore centrale capitano della Norvegia, è intercettato però da Sveiba, non interviene l'arbitro, protesta il pubblico, il gioco prosegue. Mostovoj. È un gran momento della partita, ripetuti i capovolgimenti di fronte, va Mostovoj, tocca a Kulkov, Kulkov d'esterno per Mikhailichenko, liberato sulla destra, entra in area Mikhailichenko, libera il sinistro, batte improvvisamente ed è bravo Torsved a deviare in calcio d'angolo. Buona azione dei sovietici con Mikhailichenko che è entrato in area di rigore, ha lasciato partire un sinistro molto teso. Deviato il calcio d'angolo da Torsved, il portiere norvegese che gioca con il Tottenham Hotspur nel campionato inglese.
16 minuti di gioco della ripresa, risultato di 0-0, si riprende con l'Unione Sovietica che va a battere il tiro dalla bandierina, all'esecuzione Kolivanov. Ora Kolivanov, il suo tentativo di traversone è stato ribattuto addirittura da Fjortov in palo laterale. Per la rimessa Mastovoj. Ancora su Kolivanov, anticipato da Lidersen. Lidersen dal proprio portiere, il quale con i piedi ha dato a Pedersen. Bratzen. Jakobsen. Parte il lancio di Jakobsen, il colpo di testa in copertura di Shalimov, la palla controllata da Leon Arsen e messa fuori da Kulkov. Rimessa di Pedersen. C'è uno sbandieramento del guardaline. L'arbitro, il guardaline probabilmente aveva ravvisato una irregolarità, l'arbitro in un primo tempo facendo di voler concedere l'angolo, poi dà retta al suo collaboratore e comanda il calcio di punizione a favore dei norvegesi, con Nilsen pronto all'esecuzione, area affollatissima, anche Bratzen in avanti, Fjortov e Bratzen sono fortissimi di testa. E c'è il colpo di testa, distanza ancora in area, sul colpo di testa di Bratzen, rinviato, destro poi di Lidersen, alto. Impetuosi attacchi dei norvegesi, che sono particolarmente insidiosi sui traversoni proprio in virtù della statura di alcuni loro elementi, in particolare Bratzen, che si porta sistematicamente in avanti sui calci fermi, Fjortov. Mentre ora osserviamo Seida che dà a Kulkov, da questi a Kuznetsov, Kulkov, vi ripeto che si tratta di Oleg Kuznetsov, il difensore, mentre il suo omonimo Dmitri Kuznetsov, il centrocampista, è in panchina. Jakobsen, Mikhailichenko, Shalimov, dopo che ha salvato un buon pallone a Leinikov, ecco ancora Leinikov in possesso di palla, suggerimento per Kolivanov, la Norvegia che deve cercare di vincere si sbilancia un po', tentano di approfittarne i sovietici, ora in avanti con Kulkov, passaggio per Mostovoj, Kulkov, Kulkov, tiro fuori, grande penetrazione di Kulkov, tiro fuori da distanza ravvicinata. Ottima la combinazione tra Mostovoj e Kulkov ed è stato Pedersen a disturbare Kulkov al momento della conclusione di quest'ultimo. Si viaggia ancora sullo 0-0 al 19° del secondo tempo. La palla è per Bratzen. Bratzen mantiene la calma, evita Mostovoj, dà poi a Lidersen che non corre rischi e cede al portiere Torstvedt. Mikhailichenko, Jakobsen, ma è stato Kuznetsov a indirizzare all'indietro direttamente sul portiere Cherchesov. Shalimov, Kulkov, Kuznetsov, Aleinikov, Kulkov, Kuznetsov, Kanchelskis, Kuznetsov, Kulkov, Chernyshov, libero che non è mai uscito dal guscio difensivo, Sveida, Kulkov, forse corto il passaggio ma arriva Chernyshov a mettere in palo laterale. E alle viste una sostituzione, esce il numero 5 Nilsen nella Norvegia, entra il numero 15 Kammelsrud.
Hammelsrud dunque in campo, anzi è il numero 14, quindi si tratta di Risnaes. Buon lavoro di Kancelski. Ecco il nuovo entrato, Risnaes. Prova un varco, mette in mezzo, colpo di testa sul fondo di Fjordhoff. Buon lavoro di Risnaes, appena entrato, il suo traversone teso, il colpo di testa di Fjordhoff sul fondo. Chernyshov a rinvio. Il colpo di testa di Pratset, ancora Chernyshov con il sinistro, è impacciato. Pedersen colpisce di testa e dopo la sua azione c'è il fallo su di lui da parte di Mostovoj. 22 minuti di gioco nel corso della ripresa, risultato di 0-0 qui a Luleval di Oslo. Intanto Mikhailichenko intercetta il lancio di Loken, la palla però ancora norvegese con Pratset. Pedersen ancora ci abbassa male all'indietro, vedete che i giocatori norvegesi, che sono tutti fisicamente molto a posto sul piano della tecnica individuale, in gran parte non è che sono eccezionali. Pedersen, certo, fallo su di lui da parte di Kuznetsov. Va della punizione Halle a favore di Risnaes, quindi Jakobsen, colpo di testa all'indietro e c'è il disturbo di Kancelski che entra in contatto con Halle. L'arbitro dà ragione al sovietico. Punizione dunque per l'Unione Sovietica dopo il contatto in area di rigore a distanza ravvicinatissima del portiere tra Halle e Kancelski. Vedo al replay l'azione sul mio monitor, ha ragione l'arbitro. Kulkov, Cercesov, Kuznetsov, Alejnikov, Kuznetsov, basta voi. Palla fuori, ultimo tocco del sovietico, dice il guardaline, ed ecco ancora la Norvegia che avanza con il nuovo entrato Risnaes, quindi Halle, lungo traversone, saltano i parecchi in area di rigore, Shalimov che mette fuori, e Mostovoj che ha un buon anticipo, viene attaccato ora da Leonardsen, sempre Mostovoj che cambia gioco cercando da quest'altra parte Kolivanov, bello il colpo di testa centrale ma viene anticipato Leiba e riparte la Norvegia con Lidersen, largo su Leonardsen, parte l'ennesimo traversone, troppo alto anche per Fjordhoff che Kuznetsov non molla un attimo. Kulkov, Kancelski, Kolivanov, poi la Norvegia, tocco centrale di Sørloth dove non ci sono compagni, Mikhailichenko e Zeiba accompagnano il pallone sul portiere Cercesov, Shalimov, Alejnikov, sbaglia Alejnikov, ne approfitta Sørloth, vince due contrasti in maniera avventurosa, dà in profondità ma è ancora Chernyshov che ci mette una pezza. Mostovoj, Alejnikov, Kancelski, Kancelski viene attaccato da Halle, lo aggira, dà a Kulkov, Kancelski, Alejnikov e poi Treiva, Shalimov, Shalimov va di fronte a Jakobsen, tocco per Kulkov,
va al palleggio, Kulkov viene travolto da leader senza calcio di punizione. La partita ha avuto un momento eccellente verso il quarto d'ora della ripresa, c'è ora sostituzione nelle file dell'Unione Sovietica, esce Kanchelskis ed entra in campo al suo posto, vediamo, dovrebbe essere Korneyev, sì, è Korneyev con la maglia numero 14, Korneyev dunque al posto di Kanchelskis. Korneyev gioca con il CSKA, è un attaccante. Kulkov, fallo su di lui da parte di Haller. Kuznetsov, ecco il nuovo entrato, Korneyev, buon suggerimento per Kolivanov, va Kolivanov, vedete la sua rapidità di gambe, il colpo di tacco a favore di Aleinikov, il tocco per Korneyev, ancora Kolivanov, respingono i norvegesi che ora sono all'impostazione con il nuovo entrato Resnais, Halle, Pedersen, Pedersen. Parte il lungo traversone, colpo di testa, palla in area e poi ha tentato l'acrobazia Fjortoff, giudicato pericoloso il suo tentativo dall'arbitro King, gioco fermo, e in effetti era stato Zeiba ad anticipare di testa il giocatore Fjortoff che aveva tentato la forbice, gioco pericoloso. Punizione già battuta per l'Unione Sovietica con Shalimov in possesso di palla. 28 minuti di gioco nel corso della ripresa, non si sblocca il risultato, 0-0, Kuznetsov. Buon recupero dei norvegesi, palla ancora in gioco, ma è lo stesso Kuznetsov che rilancia in avanti, la palla è per Kolivanov, Kolivanov, Korneyev. Converge Korneyev, è un giocatore pericolosissimo perché è molto veloce, Shalimov, arresto di petto, Shalimov, palla in mezzo, tiro e gol, Unione Sovietica in vantaggio e adesso le cose si complicano terribilmente per noi, l'Unione Sovietica è passata in vantaggio su ottima iniziativa di Shalimov, dovrebbe essere il giocatore Mostovoj che ha messo dentro, sì è Mostovoj, rivediamo, Shalimov mette in mezzo e Mostovoj da distanza ravvicinata porta in vantaggio l'Unione Sovietica, gol di Mostovoj al 28esimo e se la Norvegia non riuscirà a recuperare praticamente anche le nostre speranze residue verranno definitivamente affossate. Shalimov, Mikhailichenko, gol di Mostovoj, ma gran parte del merito va a Shalimov che è stato bravissimo a amministrare il pallone sulla linea di fondo campo e darla poi in mezzo al compagno. Korneyev, è stato molto coraggioso Bischovitz che ha tolto un centrocampista esterno, un corridore di fascia come Kanchelskis, ha messo dentro Korneyev come attaccante. E proprio a Korneyev anche nella fase iniziale dell'azione del gol sovietico ha combinato molto bene sulla destra con Kolivanov, poi ha scaraventato dalla parte opposta dove c'era Shalimov che ha giocato benissimo il pallone cedendolo a Mostovoj che ha messo dentro da distanza ravvicinata. Norvegia ancora in avanti ora, Kulkov, Aleinikov, Mikhailichenko. Parte il lancio verso l'autore del gol, Mostovoj, fermato da Liederstein. Un quarto d'ora di gioco ancora, 1-0 per l'Unione Sovietica. Halle, Zeiba, Kulkov. Recupera il pallone, Sörloth. Lo gioca a centrocampo, deve trovare ora una soluzione. Bratzen. Avanza Brasset prima di dare in profondità, il rinvio è di
Kuznetsov. Poi Mostovoi in combinazione con Kolivanov, ancora una buona giocata, poi il lancio profondo di Korneyev per Kolivanov, su Kolivanov si porta Lidersen, lo salta Kolivanov, va sul fondo, mette in mezzo e c'è ancora il recupero norvegese, ma la Norvegia è un po' imbambolata. Avete visto l'errore che consente questo traversone ad Aleinikov, sul quale Torstvedt si produce in non difficile presa. Gioco fermo perché Mikhailichenko ha commesso fallo sul portiere Torstvedt dal rinvio. Pedersen. Pedersen. Jakobsen. Vai Jakobsen, senza l'azione solitaria, riesce velocissimo a tornare in piedi, poi c'è il passaggio di ritorno di Pedersen, ma Mini Jakobsen più di tanto non può fare. Il giocatore è generoso, rapidissimo, ha giocato sulla fascia esterna destra per i norvegesi, quindi è entrato sovente in contatto con Shalimov del duello. Kulkov, eccolo Shalimov, Kulkov, Mikhailichenko, cambia gioco verso Zeiba e la Norvegia naturalmente ha subito il contraccolpo psicologico del gol sovietico, sbaglia Zeiba, se l'Unione Sovietica vincerà questa partita salirà a quota 9 in classifica. Poi dovrà giocare ancora tre partite, due in casa con l'Italia e l'Ungheria e una a Cipro, quindi sarà con ogni probabilità irraggiungibile. Intanto c'è Lidersen in possesso di palla, ancora verso Lidersen il passaggio di Risnaev, va Lidersen a scaraventare in mezzo, saltano i parecchi, palla che arriva nella zona in cui opera Jakobsen che vince un contrasto e poi sbaglia clamorosamente il tiro, visto che non ha trovato il pallone, mentre Shalimov dà ancora a Kolivanov e su Kolivanov c'è fallo. Aleinikov. Korneyev, Aleinikov, ancora Korneyev, Kolivanov, Kulkov, Shalimov, Mikhailichenko, Unione Sovietica padrona del campo, tocco all'indietro verso Chernyshov, largo per Shalimov, tocco a Mikhailichenko, quindi c'è il tentativo di combinazione sulla sinistra con Kolivanov che non va a buon fine, il pallone è ceduto al portiere Torstvedt. Mancano poco più di 10 minuti al termine per la Norvegia e per noi ci sarebbe la necessità almeno del pareggio, tutto sommato anche se l'Unione Sovietica ha dimostrato senz'altro di essere più squadra, i norvegesi forse meriterebbero anche il risultato di parità. Mentre c'è una nuova sostituzione nelle file della Norvegia, entra in campo Kammelskrud al posto di Jakobsen. Lidersen. Prolungata azione da parte di Sørloth che poi viene messo giù e c'è calcio di punizione per la Norvegia. Una specie di calcio d'angolo, ma i norvegesi proprio in queste situazioni sono particolarmente pericolosi, come più volte detto, perché hanno dei buoni saltatori. Parte il cross e c'è l'arbitro che ravvisa una irregolarità di qualche giocatore norvegese perché ferma subito il gioco e comanda la punizione per l'Unione Sovietica. Pronto a effettuare il rinvio da fondo campo Chernyshov.
testa verso Fjørtoft. Fjørtoft e Kuznetsov. Kuznetsov in scivolata mette fuori. Viene per effettuare la rimessa Leonardsen. Solita palla molto lunga, colpo di testa di Mikhailichenko, ancora Leonardsen sul pallone, cerca spazio, e si complica la vita e finisce poi per far pervenire il pallone a Skammelsrud, che lo gira su Risnaev, sono i nuovi entrati, palla per Fjørtoft, poi muraglia umana al limite dell'area di rigore sovietica, Lidersen, il suo lancio viene intercettato da Korneyev, che lancia Kolivanov, velocissimo il foggiano, entra in area di rigore, poi un dribbling secco, osserva la situazione dei compagni, mantiene il possesso del pallone, ripetuti dribbling, poi cross in mezzo e rinvio dei difensori norvegesi. Ultimo tocco di Kuznetsov, palla fuori e rimessa della Norvegia. Sicuramente lodevole, encomiabile la Norvegia sul piano dell'impegno, ma l'Unione Sovietica ha dimostrato di essere più forte. Un tocco di Zveiba, ancora in palo laterale. Sørloth, palla per Risnaev. Risnaev si allunga il pallone e poi commette fallo, ma l'arbitro capovolge l'interpretazione e dà la punizione a favore della Norvegia. Halle sulla palla, avanza Brassen. Lancio proprio verso Brassen che colpisce di testa in due tempi e Cherchesov blocca mentre si accende un parapiglia davanti al portiere sovietico. Cherchesov aveva bloccato sul colpo di testa di Brassen, il pallone gli era sfuggito, probabilmente i difensori sovietici si lamentano che qualche giocatore norvegese ha caricato il portiere. Io sto rivedendo l'azione, colpo di testa di Brassen, schiacciando a terra il pallone, viene recuperato in due tempi dal portiere Cherchesov, sul quale poi c'è un intervento tardivo e falloso di Fjørtoft. Calma ristabilita, Kulkov, Brassen, gran partita la sua, sbaglia stavolta, Aleinikov, Mostovoj, l'autore del gol. Parte il lancio in profondità, esce al limite Torstvedt, il portiere norvegese, si parrisce del pallone, lo dà a Skammelsrud. Ancora Skammelsrud, allarga in direzione di Leonardsen che perde la palla. Ancora i sovietici in avanti e Mikhailichenko in posizione di alla sinistra, va a chiudere su di lui Pedersen, lo salta Mikhailichenko. Mette in mezzo il traversone sul quale c'è l'intervento di Lidersen ad anticipare Kolivanov. Mikhailichenko recupera indietro su Shalimov. Shalimov a Kulkov. L'Unione Sovietica gioca con molta tranquillità e molto raziocinio. Ancora un lancio profondo, colpo di testa di Lidersen. Poi pallone controllato da Shalimov che va al tiro, ribattuto. Ma i sovietici, vedete, sono attentissimi a prestigiare il centrocampo. Kulkov da Mikhailichenko. Mikhailichenko dentro a Shalimov, Shalimov viene fermato dai norvegesi che ora si proiettano ancora generosamente in avanti. 40esimo della ripresa, Unione Sovietica 1, Norvegia 0. Risnaev, Halle, Lidersen, Skammelsrud, Fjørtoft. Va Fjørtoft, buono il doppio passo, ancora una buona iniziativa, mette in mezzo il pallone che poi carambola lì dietro ed è preda di Cherchesov. Anticipato Sørloth dopo la buona iniziativa di Fjørtoft. Shalimov, Mikhailichenko, 4 minuti al termine. E se la Norvegia non riesce a pareggiare,
Per noi sono guai, fermo restando che in ogni caso la qualificazione era a dir poco problematica, in ogni caso. Kolivanov. Tentativo di triangolo con Korneyev. Chiudono i norvegesi con Lidersen, che va a lungo rinvio. Colpo di testa di Kuznetsov, la sua esperienza è tornata utilissima in questa gara a Bischovietz. Palla ora a Mostovoi, Korneyev, Mikhailichenko, ancora verso Korneyev, c'è questo rilancio e c'è Kuznetsov che alza la gamba pericolosamente su Fjortov, calcio di punizione. Pericoloso, tutto muscolare il duello tra Fjortov e Kuznetsov, e non è escluso che Bischovietz abbia richiamato l'esperto Kuznetsov in nazionale proprio per marcare a uomo il temuto Fjortov. Palla intanto in area di rigore, c'è il colpo di testa di Bratzen, ma ancora una volta l'arbitro interviene a ravvisare una irregolarità dello stesso Bratzen, che effettivamente si è appoggiato con il gomito su Chernikov. Via dello stesso Chernikov, sotto di testa di Halle, Mikhailichenko, Chernikov, sinistro, Bratzen, Pedersen, lancia lungo in profondità, la palla è giocata ora da Leon Arsen, che ha due avversari su di lui, pallone che carambola fuori angolo. È stata una gara molto accorta, intelligente l'Unione Sovietica in copertura, ma non disegnando il contropiede. Ennesimo corner per la Norvegia, il portiere Kertesov blocca. Facendo con le mani ai compagni di allontanarsi, poi dà il pallone a Kuznetsov. E avanza anche Kuznetsov. C'è Shalimov in mezzo, eccolo servito. Fermato, Lidersen, Lökert, Lökert rientra in possesso di palla, in qualche modo la dà in avanti, poi scappa e mette in mezzo, ora Leon Arsen, quindi Risnaes all'indietro, Lidersen ora butta in profondità, saltano in parecchi ed è Kuznetsov che spazza. Poi la palla ancora verso la porta sovietica con Kuznetsov che la blocca. E c'è ancora un fallo su di lui di Fjortov che ora viene ammonito. Con molta probabilità, ecco, ammonizione di Fjortov tra le proteste del pubblico. In effetti Fjortov ha la tendenza a caricare il portiere dopo che lo stesso si è impadronito del pallone. In precedenza quell'accento di parapiglia in area di rigore si era acceso proprio per un intervento irregolare di Fjortov sul portiere Kuznetsov. Intanto il tempo è praticamente scaduto, si gioca qualche attimo di recupero, il rinvio di Brasset, il colpo di testa di Pietro di Mikhailichenko, la palla che carambola verso Shalimov che la gioca subito su Aleinikov, il quale la gira su Mikhailichenko, ha anticipato Mikhailichenko, la palla si impenna e termina in fallo laterale, rimessa norvegese ed è questa probabilmente l'ultima opportunità, se così si può chiamare. Chernikov, ma fischia alla fine l'arbitro, si abbracciano i giocatori sovietici, l'Unione Sovietica vince anche in Norvegia, sale a quota 9 in classifica generale. Ora la situazione per noi è disperata, anche nell'eventualità peraltro remota di poter vincere in Unione Sovietica, noi potremmo arrivare al massimo a 12 punti, mentre l'Unione Sovietica, oltre alla partita con noi, ha quella con l'Ungheria in casa e quella con Cipro, e vincendole andrebbe a quota 13 e quindi sarebbe fuori dalla nostra portata.
ha vinto comunque meritatamente l'Unione Sovietica qui in Norvegia. Vi ricordo il gol di Postavoj al 28esimo del secondo tempo. La Norvegia ha giocato una gara gagliarda, è stata anche sfortunata, ha colto un palo pieno, avrebbe potuto anche strappare il risultato all'Unione Sovietica, così non è stato, compito quindi praticamente impossibile per noi in vista della qualificazione agli Europei di Svezia. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buonasera. Todo una incógnita. Vamos a ver, esta será una primera aproximación para saber cómo va a ser el Real Madrid de la temporada 91-92. Vamos a conocer más detalles relacionados con los prolegómenos de este partido desde el terreno de juego con nuestro compañero Paco Grande. Buenas tardes. Estamos con el señor Antic, con el entrenador del Real Madrid, preparado ya para esta presentación aquí en Madrid, señor Antic. El petróleo agrícola vendido por CAMSA a nivel nacional ha decrecido en un 23%.